Il sole scivola basso e radente. Solo una breve sensazione di tepore. E poi l'oscurità e il freddo hanno la meglio. In questi pomeriggi si percepisce il gelo alle porte. Qui il freddo comincia già prima che arrivino i giorni più corti dell'anno. Le case diventano rifugio. Un fuoco riscalda l'inverno, che si preannuncia lungo, e rassicura gli animi, un giorno dopo l'altro. Descrivere le sensazioni di quando ero una bambina è difficile. I ricordi però sono incredibilmente vivi e presenti. La paura di quei momenti non mi ha più lasciata. Essa stava cercando un motivo per manifestarsi, come se fosse stata presente già da prima, come se fosse qualcosa proveniente dalla parte buia di me stessa, quella parte che ancora oggi stenta a farsi riconoscere. Quegli esseri che di lì a poco sarebbero apparsi dai boschi rappresentavano certamente una minaccia che proveniva dall'esterno, ma quella paura era tanto profonda dentro di me e anche oggi a volte diventa più che un ricordo, quasi una costante presenza nascosta. Boschi oscuri, montagne buie, tenebre orrende, tutto faceva parte di un mondo spaventoso che in quei momenti si faceva spazio a gran forza e costringeva noi bambini a trattenere il fiato. Non potevano esserci spiegazioni e quelle poche speranze di non venir coinvolti dal terrore di quel giorno imminente, atteso col cuore in gola, erano talmente fioche che sembravano completamente vane. Chissà se avrei potuto trovare un segno, una anticipazione di quei mostri e del loro arrivo, in un bosco, lungo un sentiero, dietro ad un albero. Chissà se avevano lasciato una traccia, magari dell'anno prima, rimasta lì, impigliata, come una premonizione, come un monito da interpretare da parte di chi aveva già visto e sentito tutto suo malgrado. Non c'era nulla, non un segno. Questo accresceva il mistero di quella venuta. Alcune volte, all'imbrunire, mi sembrava però che mi stessero spiando da una finestra. Lo facevano con tutti noi bambini di nascosto, inesorabili e crudeli, ma attenti a non svelarsi. Poi il suono di un campanaccio, udito in lontananza, mi gelava il sangue in un brivido di terrore. Comparivano dal nulla, apparivano dove il bosco era più fitto.
così come il buio si era fatto attendere, allo stesso modo loro non avevano avuto fretta, ma l'inevitabilità era la stessa e non era possibile sfuggirgli. Così come dal buio non vi era nessuna protezione possibile, prima o poi sarebbero scesi fino al paese in un'orda di fuoco e di terrore. Desideravo che l'incubo potesse passare svelto. La speranza era che tutto finisse in fretta, senza troppa paura. Anche l'inverno alla fine avrebbe pur dovuto lasciare spazio alla primavera. Un fiore di speranza sarebbe germogliato presto, ma per ora bisognava trovare il coraggio e non era cosa da poco. Sei quello cattivo, eh? Mi hanno detto bene che sei cattivo, eh? Mi hanno detto di portarti via quest'anno, perché non hai obbedito, non hai mantenuto le promesse dell'anno scorso, eh?
devi essere più obbediente e non devi rispondere. Mi fai arrabbiare. Erano usciti dalle selve per venire a cercarmi, ne ero certa. Mi avrebbero interrogata sulla mia condotta. Speravo di essere stata abbastanza buona da non farmi trascinare via da loro. In quel pauroso sfilare davano dimostrazione di quanto fossero terribili e spaventosi, e le loro frustate colpivano i ragazzi più insolenti. Questo era il supplizio, la penitenza. Bisognava affrontare l'inevitabile abbraccio della paura. Dovevamo sentire il loro tocco e il loro rantolo, impotenti e spaventati. Ma io non avevo superato la prova. Non avevo avuto il coraggio di affrontarle. Non avevo voluto vedere cosa accadeva lungo le vie del paese. Ero troppo piccola e indifesa per sopportare quello spavento. Me ne restavo nascosta in casa, dietro un divano, una tenda o una porta aperta per metà. Il solo rumore dei loro campanacci che si avvicinavano mi faceva sussultare come una foglia nella furia della tempesta. Come fare a evitare l'inevitabile? Impossibile. Tutto era già prestabilito. Avrei dovuto incontrare quei mostri faccia a faccia, sentire l'odore di quel pelo, vedere da vicino quelle sembianze orribili, quelle corna di bestia. Il mio spaventoso destino era proprio questo. Da tutto quel male, però, vi doveva pur essere una via d'uscita, una scappatoia, una fuga. In fondo la primavera sarebbe ritornata e l'inverno sarebbe stato scacciato da un sole risorto e il mondo sarebbe rifiorito. Era così che andavano le cose. Avevo dalla mia parte solo la speranza di non avere compiuto azioni troppo cattive e, a parte qualche capriccio, nulla poteva giustificare un terrore così profondo. Speravo che le minacce ricevute durante l'anno, quando non mi ero comportata come i grandi avrebbero voluto, non conducessero a quella punizione che sembrava ormai così vicina. Ma questa speranza era lieve dentro di me e non riuscivo ad avere la certezza che il mondo dei grandi mi avesse perdonata. Non ero certa che mi avrebbero protetta. Intanto le bestie erano già lì, minacciosi mostri orribili, pronti a sopraffarmi. Avrei voluto fuggire, sparire, evitare ad ogni costo quei momenti insopportabili, ma accadde che si zittirono, si placarono un poco, proprio sulla porta di casa, stranamente. Perché con loro c'era il santo. San Nicolò era lì, garante che il bene non avrebbe ceduto il passo, e lui era lo strumento di purificazione da quel male incombente, e allora una speranza poteva nascere, piccola piccola. Certo, il santo sarebbe riuscito a domare le loro ire, ma
pace e mi avrebbe protetta dall'inevitabile. Come già aveva domato quei demoni alla sua venuta nel paese, così ora mi difendeva dalla loro furia e li domava nuovamente. Allora, mi dicono che vuoi bene ai tuoi fratelli, è vero? Ma non ascolti tanti genitori. Come no? Vedi che dopo c'è il crampo. Non metti a posto le tue cose. Quella figura maestosa rappresentava per me un simbolo, rappresentava quasi un'illusione di salvezza, e più mi si avvicinava e più la paura si placava, e tanto bastava per provare a recitare una preghiera come tanti altri stavano facendo in quegli stessi istanti. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina questa luce. Regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E da quella preghiera prendeva forma la mia liberazione. Bravissima, Davide. Vediamo se c'è qualcosina che l'angioletto ti porta a te. Per Teresa. Anche per Vediamo il prossimo anno. Più bravi? Più bravi, se no venite via con me! Mi restava tra le mani quella figura di pane, magica, come il perdono appena ricevuto, assoluzione da un peccato che non avevo ben chiaro quale fosse, ma che doveva essere stato molto grave. Ma quelle paure se ne sono andate, sono sparite, si sono dissolte col ritorno delle bestie al bosco. O forse si manifestano ancora oggi, solo in modi diversi. Forse erano già dentro di me prima di quell'incontro, e forse non se ne andranno mai, perché quel bene e quel male sono parte di un mondo interiore che ogni tanto prende il sopravvento quando i fatti della vita mi chiedono conto con forza delle mie azioni. Forse avrò ancora bisogno di quel santo, simbolo garante del trionfo del bene, oppure sono finalmente diventata adulta e non ne ho più bisogno. O forse quella bambina è ancora tale quale, nascosta fin da allora nella parte buia di tutti noi.